Con lo spettacolo pirotecnico della serata di martedì 30 agosto e l'estrazione a premi si chiude un'edizione della patronale di Sant'Agapito a Lombardore che si è rivelata ricca di iniziative e che ha visto una buonissima risposta della gente. Tanto al lavoro per l'associazione turistica locale con i patrocini del comune che ha allestito l'evento, apertosi venerdì 26 e capace di offrire tanti momenti di divertimento per grandi e piccini, coinvolgendo appieno la cittadinanza. La Proloco di Lombardore si è data un grande affare per proporre iniziative diverse, come ad esempio la mostra Punti di Vista, che si è tenuta nel sottoscuola, l'extemporanea per le vie della città, nonché l'elezione della Miss e del Mister del Paese. Intensa è partecipata anche alla tradizionale processione solenne che il 29 agosto ha visto sfilare per le vie del paese autorità civili e religiose, le rappresentanze delle associazioni, la popolazione, il tutto accompagnato dalle note della Filarmonica di Feletto. Come non citare poi lo spazio dedicato all'enogastronomia con centinaia di coperti serviti ogni sera da parte dello staff organizzatore, il quale ha lavorato sodo per garantire quantità e qualità alle tante persone che hanno scelto di passare qualche ora in spensieratezza. Non sono infine mancati gli intrattenimenti musicali per mezzo della presenza di Marco Picchiottino, della Free Music Band, di Tony D'Aloia e Teresa Zeoli, di Radio Gran Paradiso e di Mimmo Mirabelli e la sua orchestra, bravi nel deliziare sia gli adulti che le nuove generazioni. Insomma, tanto impegno per una 5 giorni che a Lombardore ha colto nel segno. Un plauso quindi alla Proloco, la quale ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che, con il loro fattivo contributo, hanno permesso di realizzare questo importante momento di socialità e aggregazione.